E andiamo avanti con Bruno Leo, presidente, invece co-presidente della Regione Mediterranea, ben ritrovato. Buonasera a voi, Buonasera. buon anno. Bruno Leo è eccezionale, con le battute è un mito. Sì. Buon anno, Quanti presidente, buon anno. minuti c'ho? Quanti minuti c'ho? Come? Quanti minuti c'ho? Quanti ne vuole? Quanto così faccio una Fino vita? alle 19, poi ci tolgono la spina, quindi Ah, ho avrebbe capito. 22 a disposizione, tutte per lei se vuole. No, sono tanti. Poi magari mi ubriaco. Li distribuiamo, diciamo, nelle prossime. Intanto, Presidente, immagino che si era messa a maluccio questa partita, no? 2-0, recuperarla 3-2 è un bel risultato per la Reggio Mediterranea. Il Corigliano stava pareggiando, poi alla fine il boccale, insomma, è caduto sotto i colpi di questo Corigliano. Non ci è riuscito, dovremmo fare un blefo, ma non ci siamo riusciti, non ci è riuscito a metà. Ah, E quindi volevate far capire che volevamo stavate fare. perdendo? Eh sì, volevamo fare. No, no, stavamo perdendo, non volevamo fare, quindi 2-0. Sì. Vabbè, con la squadra ha capito, insomma, che bisogna dare una mossa per portare a casa questi 3 punti per rendere ancora, come dire, vivo e vivace questo campionato. Marano Lepiane, il gol proprio in Sì. apertura nel calcio di Ma rigore. sono stati 2 gol strani. Il primo, un calcio di rigore, lo sa tutta la Calabria come bravo Marano, appena viene neanche sfiorato a procurarsi il rigore, anche questo è un merito, eccetera. Quindi l'arbitro di Torino queste cose non le conosce, quindi ha boccato proprio senza Penso che a sentirsi Torino non le male. fanno queste cose. No, ma non conosce mai il giocatore, non che non le fa, Ah, però il sì. secondo gol è stata una cosa mai vista nei campi di calcio. Praticamente il calcio d'inizio del secondo tempo lo facciamo noi, passiamo dietro palla e la perdiamo, e su quell'azione ci fanno il 2-0 dopo 33 secondi. Credo una squadra senza attributi a quel punto alza bandiera bianca, anche perché quasi subito dopo abbiamo perso Lancia, è uscito anche Zampaglione, eccetera. Il mister ha fatto una, come si dice, una magata, Sì. Doppietta e abbiamo fatto 3 gol e ne potevamo fare qualche altro. di Pellegrino che ha riaperto questa gara. È vero che c'è pure la complicità del portiere Ah, Agliuzzo, forse giusto? sul secondo gol, però sul primo no, io credo che è stato un tiro quasi non voluto per andare fino all'incrocio dei pali. Il secondo, gli è rimbalzato davanti un tiro, insomma, anche un buon tiro. Per il terzo è stata un'azione perfetta con un cross col piede sbagliato di Isabella, che gli ha dato un pallone a Caruso che passava solo toccarlo di destra e metterlo in rete, anche se Caruso è stato bravo a farsi trovare, diciamo, al punto giusto, al momento giusto. Sì. Bene, il gol di Caruso sì, che decide questa gara, forse in guai a Lacri, ognuno chiaramente tira l'acqua al proprio Ah, mulino. Bocale, Reggio Mediterranea e Bocale, c'è da, tra virgolette, vendicare quella che è stata la gara di andata, c'è anche, insomma, Pepperotta che un po' ha messo del pepe sopra, è vero che c'è questa. ma io non seguo né Pepperrotta né gli altri. Noi oggi, fino a martedì, noi dirigenti, anche i ragazzi del mister, si godono questa vittoria che veramente. Perché noi siamo, anche noi, 6 partite, il giorno di turno 6 vittorie, abbiamo giocato in 3 campi dove di solito il giorno di turno con le squadre pericolanti, se una squadra non è forte ci rimette, perché abbiamo vinto di seguito Cutro, Sì. Viterno ed Acri fuori casa. Quindi ci godiamo questi risultati, questa vittoria anche di oggi. Poi sarà compito del mister, del suo staff, che è composto da Luca Pinciotta, da Pietro Marino e da Paolo Morello. Sarà compito per preparare meglio questa partita, importante soprattutto per la posizione che occupiamo, ecco, perché dobbiamo continuare a far vivere questo campionato, che credo sia i meriti siano soprattutto i nostri, altrimenti sarebbe stato un campionato veramente, almeno per la testa del campionato, sarebbe stato un campionato molto noioso Sì. e Sì. credo per tutti gli sportivi. Quindi Sì. questi meriti ci riprendiamo. Senza dubbio, sono tutti della Reggio Mediterranea e penso che, e lo dicono tutti, la Reggio Mediterranea ha tutte le carte, ha le carte in regola per andare avanti. Certo, dovrà, immagino, confrontarsi con le altre realtà prima di confrontarsi con quelli fuori regione, però già, vedremo anche. Ma non è detto che dobbiamo andare noi fuori regione, ecco, magari ci va qualcuno che
e quindi magari con l'abitudine che è abituato con la Coppa andare fuori regione potrebbe andarci. Ancora noi ci crediamo perché ci dobbiamo credere. Ecco, questo è un bel messaggio, perché sembra quasi che stesse passando da parte vostra l'idea della rassegnazione al secondo posto. Assolutamente no. Quindi, Noi da quant'è che è iniziato il campionato? Sapendo che era una buona squadra e non tenendo conto degli avversari, nessun avversario, noi tutte le gare in casa e fuori casa non abbiamo mai giocato nessuna partita per il pareggio. Neanche oggi che perdono 2-0, non sono raggiunto il 2-2, avete detto ma abbiamo pareggiato e già accontentiamoci. No, mai, non giochiamo, non ha significato per il tipo di campionato che stiamo facendo noi accontentarsi di un pareggio, ecco. E dobbiamo sempre puntare al massimo. Certo, poi è capitato, abbiamo perso soprattutto la partita di Pomolino, dove è stata una partita stranissima, dove non pur giocando malissimo, alla fine sono stati due rigori decisivi. Non giochiamo mai per il pareggio, non giocheremo mai per il pareggio, per come ci troviamo. Faremo sempre e guarderemo sempre partita per partita, senza guardare molto più in là. Sì. Certo, se poi alla fine arriveremo secondi, non dovremo avere nessun rammarico, e credo che neanche l'avremo, perché 21 partite, 51 punti, di solito le squadre con questi punti sono nettamente in testa al campionato. Se noi guardiamo anche le altre realtà dell'altra regione, cioè ci sono squadre seconde con 30 e rotti punti. Sì. Sì, sì, questo merito ce lo prendiamo tutto, perché è merito della dirigenza, dello staff tutto, e dei ragazzi, veramente è un gruppo veramente molto coeso. Bruno Leo, da 60 anni primi su ogni pallone? Sì, ecco, quella è un'altra cosa molto bella, anche se i meriti sono da dividere, perché qualche volta si parla di la nostra matricola è nata nel 1959 per merito allora del compianto Bruciafreddo, perché la nostra matricola è quella della vecchia Ravagnete, sì, quella che fece anche la Serie D molto bene. Poi Ravagnete prese il titolo del Rosarno e noi che eravamo in prima categoria presimo sto titolo nel 1992-93, sì. E quindi quello che conta è la matricola, il 58. Però è bello da parte sua sottolineare questo aspetto, no? Perché sì, spesso sì, uno acquisisce il titolo, poi si prende tutti i meriti magari di chi no, altri. Quindi anche perché ho 61 anni, insomma, avrei dovuto poi iniziare a fare a un anno, per un po' troppo precoce. Però comunque un bel riconoscimento. Che sì, è stato molto molto bello il riconoscimento, perché abbiamo anche apprezzato il gesto del nostro presidente, che vuol dire che pensa anche a noi, il busto anatroccole anche nei pensieri del nostro presidente, ecco. E quindi siamo stati contenti tutti, anche se è stato molto simbolico il premio, perché però è un bel pallone che tutti i dirigenti, tutti i tecnici e tutti i calciatori hanno firmato, che sarà sempre in un posto vicino al cuore, ecco, di questa società, di questa squadra.